Water, acque di coda. Alberto, oggi siamo nella Mulle, sì, che è appunto... Una tidal water a 5 km da qua, c'è una diga che, diciamo, fa sedimentare l'acqua in caso anche di disgelo come adesso, perché adesso fa caldo e quindi c'è ancora tanta neve in alto e appena esce un raggio di sole si scioglie l'acqua. Qui abbiamo la fortuna di avere la possibilità di pescare anche in questa direzione. Sì, anche perché acque di coda, proprio perché escono dalla parte dal fondo bassa del bacino, sì. Ovvio. E anche in caso di temporali è la stessa cosa. Quindi... Diciamo che sono acque redditizie anche dal punto di vista delle schiuse. Sì, perché essendo una tailwater l'acqua ha una temperatura sempre abbastanza costante. Questo fa sì che la fauna bentonica prolifichi. Che tipologia di insetti abbiamo? Allora, adesso ho visto delle effimere e sul fondo i portasassi, caddis, qualche plecotterino. Però quelli più nella parte finale della stagione. Adesso... Questo comporta una dieta ricca per i pesci, però va a creare una certa selezione nella presentazione dell'esca. Sì, infatti bisogna trovare la mosca giusta e cambiarle, non focalizzarsi solo su un'imitazione. Non bisogna essere fighi, non bisogna essere fighi. Passare magari da effimere, poi quando cala un po' la schiusa passare anche chironomi e dopo anche delle seggettine o comunque roba da caccia, perché anche se non abbiamo, se non vediamo bollate, il temolo va cercato anche nei sottoriva o nei correntini in caccia. Ecco, hai detto la parola magica, il temolo. Qui abbiamo dei gran bei temoli. Sì, qui abbiamo la fortuna che negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento di temoli e tutti dicono l'iridea invasiva distrugge, diciamo, non so, l'habitat del temolo. Invece qui abbiamo la fortuna di aver visto un incremento di temoli. Ma io ho sempre pensato che comunque l'ecosistema poi va ad equilibrarsi. Va anche ad annate, ci sono degli anni dove prendi più temoli, altri anni dove c'è più fario, dipende. Perché questo fiume entra nella Drava. Sì, poco più sotto c'è la confluenza con la Drava. E anche dalla Drava risalgono i grossi temoli. Sì, perché ad esempio adesso l'acqua della Drava è molto fredda e alta e i temoli entrano in Mulle dove trovano condizioni più favorevoli. E anche, vabbè, il discorso della frega, acque più calme, più costanti. Quindi dobbiamo adattarsi allo spot, alternando ninfa e mosca secca. Io sono un amante della pesca polivalente, non mi fermo o non mi fisso su determinate cose. Di solito parto a ninfa, con un approccio abbastanza easy, leggero, battendo i sottoriva e poi man mano avanzando, e dopo sempre con un occhio sulla superficie dell'acqua tengo d'occhio il momento propizio per passare alla secca o in dropper. Abbiamo visto che anche il dropper è una tecnica che rende molto, molto snobbata ma allo stesso tempo divertente, perché ti permette. Voi qui avete una concessione, quindi cosa dobbiamo fare per pescare in queste acque? Allora, in Austria le acque sono tutte private e anche la Mulle. Noi abbiamo la concessione di diritti di pesca da quasi 10 anni e è un'esclusiva per i nostri ospiti dell'hotel. Quindi per pescare qua bisogna essere nostri ospiti, si paga il permesso. E noi vi accompagniamo alla mattina e poi dopo voi rientrate quando avete finito la giornata. Ecco un tipico temolo della Mulle, caduto su una fasantail dopo che mi ha rifiutato un paio di volte la secca, ho deciso di ingannarlo sotto. È stata una giornata molto divertente dove la ninfa ha prevalso sulla secca, ma solo
perché le condizioni meteo non erano adatte alla mosca secca. Sì, se col sole così a picco non ci sono molte schiuse e bisogna pescare, si può fare qualche tentativo a secca, però se si vuole prendere qualcosa di bello bisogna scendere a ninfa. Senti Alberto, andiamo al morsetto e facciamo vedere ai nostri amici una ninfa adatta. La ninfa che ha reso di più oggi, okay. Che è una ninfa speciale, la Gammy Nymph. Ok, andiamo. Dai. Vediamo la costruzione della Gammy Nymph che ha reso molto oggi il Möll. Questa ninfa la costruisco su un Amo Grab del 14 abbinata a una perlina in tungsteno da 3 mm color verde oliva. Per le code utilizzo delle barbule di pernice, sempre verde oliva, poi faccio il corpo con il Synth Oval Tape, color sempre verde oliva, saccalare in flash color peacock, il dubbing in questo caso verde marrone con riflessi sempre color peacock. Infine delle barbule di Cul de Canard che gli donano il movimento in corrente, in questo caso grigio.